Festa dell'Immacolata all'insegna dello sport questa mattina nella sala consiliare del Comune di Pescara, dove si è svolta la 26esima edizione di una rassegna che ha raccontato un segmento importante della vita agonistica della nostra regione. La festa dello sport, patrocinata dall'assessorato allo sport del Comune di Pescara, è stata presentata dal giornalista Paolo Minucci e dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli in collaborazione con alcune finaliste del concorso di Miss Adriatico. Gli onori di casa sono stati fatti dal sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci e dall'assessore allo sport Patrizia Martelli. Tanti gli ex campioni e le autorità intervenute all'importante appuntamento di fine anno. Emozioni, ma soprattutto per raccontare la storia dello sport della nostra regione. Noi in passato, nel corso delle varie edizioni della Festa dello Sport, abbiamo attenzionato atleti che poi hanno avuto fortuna nelle rispettive discipline. Io ricordo il passaggio di Danilo Di Luca dal dilettantismo al professionismo, ricordo Jarno Trulli quando fu premiato come campione italiano di go-kart prima di passare in Formula 1, ma abbiamo testimoniato anche eventi davvero importanti come le varie promozioni della Pescara Calcio, i successi internazionali della Sisley Pescara di pallanuoto e tanti campioni che hanno fatto passerella e poi si sono affermati come avrebbero senz'altro meritato di farlo. Continuiamo a farlo tra tante difficoltà, reduci dal periodo pandemico, ma andiamo avanti all'insegna dello sport, quello vero, quello fatto da coloro che hanno nel sangue la voglia di fare sport e di regalare emozioni al nostro pubblico. Rivolgete poi uno sguardo molto attento a quelli che sono impropriamente considerati anche un po' sport minori, ma così non è. No, dici giustamente, perché gli sport sono belli tutti quanti, meritano la massima attenzione, la massima ribalta, e spetta anche a chi opera nel settore dell'informazione capire e soprattutto dare il giusto peso a chi fa sacrifici e a chi ottiene risultati e dà onore alla nostra terra.